Pronti? Via! Eccoci qui, cominciamo con un altro video interessantissimo legato alle impostazioni del nostro Phantom 4 Pro ed entriamo nell'impostazione Tripod Mode. Che cos'è l'impostazione Tripod Mode? È quell'impostazione che ci permette di mantenere il drone inchiodato in un punto e anche a livello di velocità e di spostamenti avrà degli spostamenti veramente lentissimi e morbidi proprio per ottenere delle immagini fluide. Vi faccio vedere la velocità massima del drone in questa impostazione. Vedete che va veramente pianissimo. In questa impostazione avremo tutti i sensori attivi. Punterò il drone verso di me e lui, vedete che si ferma e non mi viene addosso. Io sto andando con tutto lo stick nella direzione verso di me. La stessa cosa la farà se mi sposto lateralmente a questo punto tramite i suoi sensori infrarossi e si fermerà. Eccoci qui, la rotazione del mezzo in tripod mode è questa qui. Velocità massima di rotazione, come vedete, veramente limitata, che ci permette di avere una velocità e un controllo del mezzo fantastici. È inchiodato, è incredibile veramente. Se io decidessi di togliere l'opzione di impostazione tripod mode, vi faccio vedere anche la velocità di spostamento del mezzo, che è questa. Questa è la velocità massima di spostamento. Se io decidessi di spostare, di togliere il tripod mode per farvi vedere come ruota in realtà il drone, ok, ecco qui la velocità di rotazione massima. Molto diversa da quella di prima, sempre comunque stabile ma molto più veloce. Se vi volessi far vedere quanto veloce va in sport mode per avere un paragone, ecco la velocità in sport mode di rotazione. E spostiamoci in un altro dei nostri menu, che non sarà più il tripod mode che abbiamo visto. Ci spostiamo nella seconda impostazione, il terrain follow. Purtroppo qui siamo in pianura, siamo ad ali di classe e non abbiamo la possibilità di vederlo, ma se guardate qui in alto, se non sbaglio dovrebbe essere qui in alto sul monitor, dovrebbe esserci l'altra recensione dove abbiamo fatto vedere anche come funziona il terrain follow in una situazione di pendenza, che era quella di Zocca. Bene, spero vi sia piaciuto anche questo multiple flight mode. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.